Che è successo? Perché sono scivolato a caso? Ho appena trovato una cesta e mi sa che è leggendaria. Wow! Monocavo? Perché questo coso era aperto con una cosa leggendaria totalmente a random e quasi 3000 euro dollari? Io accetto più che volentieri. Grazie gioco. Questo cos'era? Perché era giallo? Boh, guarda, non lo so, ma accetto volentieri, ti ringrazio. Batteria monocavo, bassa capacità, aumenta il 10% i danni da carica. Ok, cioè nel senso, l'ho appena trovato sto monocavo e già ho trovato un oggetto per potenziarlo, ottimo. Sulla strada per la missione c'è sia un bisturi che un rigattiere, e il rigattiere non ci sono mai stato, quindi la curiosità è tanta. Non sarebbe male trovare in una città del genere, tra l'altro mi sembra implausibile che non ce ne siano, dei tatuatori. Non sarebbe male trovare gente che ti fa i tatuaggi. Cioè, nel senso, non mi dispiacerebbe averne qualcuno in più, era quello il mio senso. Ehi là, salve! Sono un nuovo cliente. Avete qualcosa di buono per me? Vabbè, guarda amico, per adesso mi metto il monocavo. Non so come funzioni, ma sono ipercurioso, anche se io volevo la lama mantide, come ho già detto. Però, visto che questo è leggendario, per adesso lo teniamo. Quasi tutto blu, due cose arancioni e una sola viola. Direi che stiamo andando bene, dai. Ma che tra l'altro, stavo notando, ma io i miei impianti non posso rivenderli? Cioè, posso vendere le mod dell'impianto, ma non posso vendere l'impianto stesso. Vabbè, giustamente, sarebbe riciclaggio di impianti usati, effettivamente. Avrebbe senso. Effettivamente, chi vorrebbe un impianto che è stato dentro il corpo di qualcun altro? Aumenta il 10% probabilità di colpo critico per 500 euro dollari. Guarda, te lo compro sicuro. E questo per 3 euro dollari. Per qualche motivo, beh, guarda, ti ringrazio, lo accetto volentieri. 10% di danno da carica, ma danno da carica intende il danno del colpo caricato? Penso di sì. Non vedo proprio l'ora di provarlo questo nuovo oggetto, guarda, sono proprio curioso. Sono proprio curioso di vedere cosa può fare questo monocavo, e tra l'altro è leggendario, quindi tutto di guadagnato. Bello, ma scusami un attimo, dove ce l'ho io? Vuoi vedere che... Oh, vuoi vedere che nella mia lista delle armi... Eh sì. Cioè, non appare nella lista, ma ce l'ho in pratica. Fighissimo. Bello, vediamo. È una frusta. Scusami, non volevo svegliarti, perdonami. Il rigattiere è di qua. Signor rigattiere, salve, sono venuto a vedere che cosa ha da offrirmi. Che cosa vendi? La domanda è che cosa non vendo. Effettivamente c'ha ragione. Immondizia trova quello che più desidera. Può darsi. Che desideri immondizia. Vediamo che cos'hai. Vediamo la tua immondizia. Ah, è effettivamente immondizia. Non era quello che mi aspettavo. Eccomi arrivato all'afterlife. Ciao. Ciao Jackie. Mamma, te lo dico domani. Mamma, dai, sono con gli amici. Anche io ti voglio bene. Come sta mamma? Esatto, come sta la signora Wells? Come sta la signora Wells? Sai com'è? È preoccupata per me. Chi non lo farebbe? Non può farne a meno, sai. Di controllare se non sto marcendo in qualche cassonetto come buona parte dei ragazzi Wells. Oh. Inizia davvero a logorarmi. Più le dico che va tutto bene e più mi sembra di mentirle apertamente. Dai, non va così male. Ma domani questo finirà. Afterlife, arriviamo, baby. Non sembra poi così incredibile. Non saremmo qui se non fosse per Dex. Siamo qui solo perché c'è Dex a muovere i fili. Dubito che questo ci metta al loro livello. Già, purtroppo. Oh, e invece sì, solo che non lo sanno ancora. Siamo famosi, ma non lo sanno. Per perdere la verginità. Andiamo. Dai, l'ho già persa anni fa, tranquillo. Mi piacerebbe mettere la terza persona. Un obitorio, ci crederesti? Chi l'avrebbe detto? Sì, può essere che ci crederei, ti direi di sì, dai.
quando ancora si seppellivano i morti. Ah, adesso cosa rifacciamo? Li smaltiamo? Ehi, ciao, Emmerich. Voi pagliacci chi sareste? Siamo V e Jackie Wales. Sono V e questo è Jackie Wales. Wales. Oh, è un nome che dovrei conoscere. Sì, dovresti, dovresti proprio. Presto. Siamo qui per vedere Dex. Dovevo dirlo subito. Dex, ho qui due tizi che dicono di conoscerti. Sì? A posto, allora. Dice di dargli 2 minuti. Magari andate a farvi un drink. Grazie, Emmerich. Andiamo a sfondarci, Jackie. Ho voglia di trincare. La bellezza! Che pulsa! Lo senti? Ma sì, pensi? Lo sento e si lo vedo. Se vuoi lo tasto anche. Forse persino Morgan Blackhand. Si sono seduti. Sembra che tocchi a noi. Già, ci dobbiamo sedere noi per diventare famosi ora. Ehi, vedi quella tizia attempata? Quale? Quella è Rogue, la migliore fixer di Night City. La tizia lì vestita di giallo? Dex il migliore. Rogue organizzava già lavori quando Dex se la faceva ancora nel pannolino. Ma dai! È lei che comanda qui. Ma che cattiveria! Che vi porto? Per me niente, scegli tu per me. Ordina tu. 2 tequila old fashion con un po' di cerveza e guarnizione di peperoncino. Arrivano subito! 2 Johnny Silverhand in arrivo. Grazie, Claire. Che magia. Mi piace sta tizia. Ho fatto i compiti, vedo. I miei li ha mangiati il cane. È una tradizione, i drink prendono il nome dai clienti abituali. Oh, cosa devi fare per avere un drink con il tuo nome? Se volessi un drink con il mio nome, cosa dovrei fare? Ammazzare qualcuno? Eccolo. In modo fottutamente spettacolare, meglio sei in missione. Beh, si può fare. Che tradizione fantastica. Beh, magari qualcuno avrà il nostro nome. Sembra che non esistano leggende viventi, è un caro prezzo. A questo no, ti prego. Al colpo di una vita. Diventeremo dei pezzi grossi. Brindo volentieri. Volevo davvero fare a questo come l'altra volta, ma magari se la prendeva. Sembra che non esistano leggende viventi, è un caro prezzo. Suppongo che morire sia il prezzo da pagare per passare alla storia. Prima bisogna vivere da leggenda, eh? Quello è vero. La morte è solo il gesto. Come diceva Peter Pan, la morte è solo l'ultima grande avventura. Comunque io sono Jackie Wells. Puoi scriverti il mio drink? Sì. Come no? Uno shot di vodka con ghiaccio, succo di lime, ginger ale e, cosa più importante, un pizzico di amore. Oh no, questo è per noi? Me lo ricorderò. Oddio, già che ha detto questa roba vuol dire che muore. Solo affari, niente di che. Come lo sai, Dex è un cliente abituale. Eccoci qua. In bocca al lupo. Ciao. Grazie. Claire, spero di rivederti presto. Sì, vorrei... ecco, grazie. Arrivo, sono bloccato, scusami. Perdonami, mi ero bloccato in una sedia. Diamine, Holmes, sei enorme. Ti alleni? Sono solo un paio di impianti. Conosci qualche arte marziale esotica, Kenpo, Ninjitsu? Ninjitsu. Credi che potresti affrontarmi e estendermi? Beh, tu sei grosso, eh. Che testa di cazzo. Ma dai, voleva solo fare amicizia, perché non gli rispondi? Cattivo. Ehi là, Dex, aspetta, avevo visto una roba blu. Dov'è? Esatto, Excelsior. Dov'è la roba blu, scusami? Eccola, grazie. In contanti, come al solito. Devo andare. Oh, T-Bug, ciao. Bene, bene, Mr. V. Ciao. Tutta la famiglia riunita. Abito della Militech, finalmente. Perfetto. È la prima volta nel mondo reale. E il Flathead? Vediamo un po' questa carognetta. Te lo devo mettere qui? Eccotelo qua. Se riuscissi, ecco qua. Ma dai, è venuto su da solo. Ok, allora. È bravissimo. Usate pure le chiappe. Ah, posso sedermi finalmente? Bella cabina, è insonorizzata. Al massimo. Nessun problema, il signor Wells ha ragione. Parleremo di cose molto delicate. Ma se per voi va bene, vorrei iniziare con una domanda per Mr. V. Mi dica, Dexter. Marilyn Parker, com'è andata? Piuttosto bene. Piuttosto bene, direi. Abbiamo fatto un giro del Compaqui Plaza, dell'interno, con quella B di grezza che ha girato.
Bug mi ha già raccontato. Brava Bug. Quindi conosci il bersaglio? Yorinobu Arasaka, il figlio dell'imperatore e suo ipotetico erede. Ipotetico è una grossa parola. Con un nome da milioni di eddi e nessun talento a supportarlo. Come tutti i grandi uomini. Quindi voleva solo conoscerti o c'era qualcos'altro? Nah, niente di più. C'è qualcosa che non mi torna in lei. Parker pensa che non abbia bisogno di te. Tutto qui, parliamo del piano. Credo che volesse solo vedermi di persona. Esatto, non facciamo volevo casini. Vederti di persona, eh? Perché non parliamo del piano? Cos'hai per noi, Dex? Cerchiamo di non fare casini con Dex. Cosa? Ah, ok, ce lo sta passando. Prendiamo lo shard. Diamo un'occhiata. C'è sempre uno shard da infilarci in testa. L'operazione dovrebbe essere una passeggiata. Spiegati meglio, voglio sapere tutto. Clic clic. Un mezzo della main vi scaricherà all'ingresso principale del Compeki Plaza. Entrerete tranquilli grazie alle vostre false identità. Ok. Victorino, ma ti prego. Dell'hotel. Il mio e quello del Flathead. Infine, vi infiltrerete nell'attico di Yorinobu e ruberete il relic. Ok. Inutile dire che dovrete fare tutto furtivamente, senza uccidere nessuno, se possibile. La vedo difficile, ma cercherò di farlo. In contatto con voi. Ora fate pure le vostre domande. Wow. Oh, cercare di non uccidere qualcuno sarà difficile. Ho tutto quello che mi serve, grazie. Okay, credo di sapere tutto. Perfetto. Io ne ho una. Quando arriviamo al motivo per cui siamo tutti qui? Ovvero? La fetta per i nuovi arrivati è sempre la stessa e non negoziabile. 30%. Fratello, poco, 30. Esatto. Ogni parte di questa operazione comporta dei rischi. Questo è il valore che ho stabilito per voi. Ma no, dai, noi siamo grandi. Non è un po' poco? Dai, Dex, non è un po' poco. Aspetta, amico. Chi ha preso il Flathead? Chi ha trovato le informazioni sulla Braindance? Ed entreremo noi in un hotel pieno di uomini della Arasaka a rubare il giocattolo al figlio del capo. Siamo noi questo lavoro. E chi vi fornisce il trasporto, una netrunner esperta, un piano e delle informazioni a prova di bomba? Sicuro di voler fare questo discorso? Gli Eddie non sono sempre la cosa più importante. Ok, abbiamo capito, Jackie ha ragione, vogliamo di più. Gli Eddie non sono sempre la cosa più importante. Gli Eddie non sono la cosa più importante, Jack. Ma no, non era quello che volevo dire, volevo dirlo a lui. Hai avuto il cervello, V. Curioso. E quale sarebbe la cosa più importante? Diventare leggende? La vendetta, forse, essere ricordati per qualcosa? Voglio ciò che vuole chi conta. Essere ricordato. La gente, dopo il lavoro, in locali come questo, tra 50 anni parlerà di quello che ho fatto. In realtà volevo i soldi, però va bene. La reputazione, ti capisco perfettamente. Rispetto. Solo per yes, questo. Yes, un po' più di soldi. Ma non un ultima centesimo cosa di più. Il Compeki non ammette armi, barriere di sicurezza, eccetera. Nah, quindi c'è che novità. Quindi lascerete le vostre sputapiombo in macchina e porterete dentro il Flathead nella sua valigetta. Che immagino sia schermata. Ah, fico. Grazie a te. Non per fare l'ansioso, ma quando vedremo i nostri Eddie? Eccolo, lo sapevo. Tutto dipende da come Miss Parker farà la sua parte, ma direi una settimana o due al massimo. E nell'attesa noi che facciamo? Ci giriamo i polli. Andiamo ad ammazzare il tempo. State tranquilli e terrete un basso profilo. La Arasaka ci terrà d'occhio. Quello è vero. Ora, come diceva quel tizio greco, la vita è un banchetto. Non alzatevi né assetati né ubriachi. Beh, grazie, Dexter. Fuori. Vado anch'io. Beh, Jackie, direi che la nostra missione è inizio. Con voi. Se vi serve altro, ora o mai più. Va bene, T-Bug. Direi che possiamo andare. Tutto ok. Mettiamoci al lavoro. Forse avrei dovuto accettare la proposta allora della tipa, eh? Iniziare o no? Ok, andiamo, dai. Non ha senso aspettare. Esatto. È inutile stare in giro ancora. Oh, come siamo eleganti, Jackie. Con della main, i vostri problemi restano fuori. Ma Dio mio, è così inquietante. Lo spero bene, cazzo. Non vedo motivo di usare simili. E quello c'ha ragione, però, Jackie. Sì? E quella volta che volevo assumervi per l'addio al celibato di mio cugino? Sfortunatamente, non accettiamo simili contratti. Per 3 mesi avevo messo da parte i soldi. Jackie! Dai! Ah, è acqua passata ormai. Metti in moto, Del. Prima ok, vado subito. Viaggio, devo verificare le identità di tutti i clienti. Ecco a te. Prego, connettere i vostri link personali.
Connettiamoci. Anche Jackie lo fa? Non l'ho visto, ma l'ho sentito che tirava fuori il cavo, mi sa. Grazie. Pacchetto Excelsior. Excelsior. Oh, di bene in meglio. Perché ti emozioni tanto? Che cos'è il pacchetto Excelsior? Excelsior. Il pacchetto Excelsior è studiato per la nostra clientela premium. Chi meglio di noi? Si paga, sai. Guarda. Possiamo avere del drink? Attiva la modalità combattimento. Cosa? Chiedo scusa, ma non sembra che siate in... esatto, volevo vedere cosa avevi. Vabbè. Jackie. Vedete, se ci sarà bisogno abbatterà un esercito di ninja della Rasaka. Pure. Non ha battuto a spese. Che cosa include il pacchetto? La modalità combattimento sembra illegale. Che altro include l'Excelsior? Sì, sono curioso. Sanitaria completa, compresa la gestione e lo smaltimento dei resti del cliente. Ma cosa? In caso di morte a bordo. Ma scusami. Merda. Che cosa tetra. Esatto, ma dai, mi smaltisce. Questa modalità di combattimento è legale? Ma certo, lo dice il secondo emendamento. Ah, mentre ci credo bene. È vostro diritto usarmi per difendervi. Va bene. Certo che Dex non ha badato a spese, eh? Dex non bada a spese, eh? Almeno sappiamo dove va a finire il suo 65%. Beh, c'ha ragione. Però hai visto? Grazie alla mia parlata abbiamo aumentato del 5%. È così che si entra tra i pezzi grossi. Oh, Jackie. Restiamo con i piedi per terra, è così importante. Restiamo con i piedi per terra. Non emozionarti troppo. Siamo in missione. Siamo entrati, per ora. Non lo so, Jack. Mi sembra che tu stia perdendo la tua stretta d'acciaio. A me sembra che sia tu ad avere un problema. Siamo vicini alla destinazione. Sì, è solo che ti voglio concentrato e ti comporti come se stessimo andando a una festa e non lasciamo perdere. Ti voglio concentrato, voglio amico. Voglio che tu ti concentri sull'operazione. Abbiamo un lavoro da fare. Non sono mai stato più concentrato in tutta la mia cazzo di vita. Bravo, Jackie. Lascia che ti spieghi una cosa, V. Dimmi. Ho trascorso tutta la vita in questa merda che ci circonda. Lo vedo. E non intendo tornarci. Io invece ci sono finito. Vorrei uscirne, ma con il botto. T-Bug, dimmi. Come vanno le cose? Tutto a posto. Come carta vetrata. Presto arriveremo all'hotel. Ci siamo appena arrivati. Ho posto una linea diretta e criptata per guidarvi nel compagni. Vi prova a chiamare Jackie. Vediamo se siamo sincronizzati. Chiamiamolo. E? Ho delle interferenze. Di qualcosa, Bug. I più grandi crimini non sono frutto di necessità, bensì di un desiderio d'eccesso. Farsi conoscere, insomma. Aristotele, quindi mi ricevi, giusto? Sì, ti sento. Sì, ti ricevo, a differenza dei concetti del tuo amico greco. Jackie, dai, non fare lo stupido. Prova a capire. E tu, V? Forse è chiaro, voglio più Aristotele. Voglio più Aristotele. Andate a fanculo. Okay, andatevene a fanculo. Che funzioni tutto. Sarà meglio. Speriamo che vada tutto liscio. Io ho grazie questo brutto presentimento che andrà a merda. E buona fortuna. Grazie. Aspetterò qui il vostro ritorno. Grazie, Delamain. Finalmente ci siamo. Jackie, quasi io ho un brutto presentimento su sta missione. Lasciamo le armi. D'accordo, Harry. Andiamo. Andiamo, Jackie. Ho un brutto presentimento, proprio come la prima puntata. Aspetta, prendo il flathead. Bravo. Prendilo tu che sei grosso. Questo cos'è? Pacco di missili, boh. Beh, andiamo, Jackie. Ti seguo. Porte industriali della Rasaka. Da quanto tempo che non passiamo qui? Siamo all'hotel, Bug. Ricorda, la prenotazione è a tuo nome, Ramon. Ramon. Siete lì per vedere Hajime Taki, Dipartimento Tecnologie Belliche. Benvenuti al Compagnie Plaza. Grazie. Tranquilla, ci pensiamo noi. Posso vedere cosa c'è dentro quella valigia? Sicuramente me lo chiederanno. Quanto ci fai? Benvenuti al Compagnie Plaza. Prego, entrate in fila indiana. Ok, aspetto. D'accordo, il mio turno. Signore. D'accordo, scusami. Aspetta, c'è qualcosa. Vi dispiace spiegarci perché state introducendo equipaggiamento militare nel Compagnie Plaza? Siamo mercenari, non intendo dare spiegazione. Non intendo. Non intendo dare spiegazioni, né a te, né a nessun altro. A dire il vero, secondo il regolamento, andrebbe fatto.
però non lo voglio fare. Qui per vedere Taki-san, dico bene? Esatto, signore d'oro. La prego, accetti le mie scuse per il disturbo. Non si preoccupi. Aspetti che entro io, eh. Ci vorrà solo un momento, signore. Ulla, Matrix. Prego. Grazie, portiere. Salve, signorina tutta d'oro. Yoko-so anche a lei. Benvenuti al Compeki Plaza. La ringrazio. Vorremmo fare il check-in. Vorremmo fare il check-in. Certo. Solo un momento, prego. A che nome la prenotazione? La prenotazione è a nome di... Ti pareva. Victorino. Camera doppia, due adulti, una notte, giusto? Esatto. Sì, giusto. Perfetto. Avverto immediatamente Taki-san del vostro arrivo. Grazie, Guarda, signorina. Questo non era previsto. Di qualcosa, vi fermala. Forse ti ha chiesto di farlo? Forse ha chiesto di farlo. No, pensavo Metodo Stanislavski. Ti ho chiesto di pensare. Ma che scusi? Che cattiveria! Perché certo non te l'ho chiesto io, quindi chi è stato? Che cattiveria, vi! Consiglio, se posso. Fa solo quello che ti si dice. Cattivo! Qual era il numero della camera? Siete nella suite Lapislazzuli, al 42esimo piano. Ci sono rimasto male! Oh, un'ultima formalità. Per favore, convalidate il vostro chip SID. Ok. Tutto tu, Harry. Grazie. Perché ho il presentimento che ci abbiano già scoperti? Vi auguriamo un piacevole soggiorno. Grazie. Grazie. Scusami se ti ho offesa. Madonna, ma che cattive... Allora, la scelta corporativa per queste missioni... Ammetto che, cazzo, meglio di così non potevo scegliere. Posti come questo esageri o non sai nessuno. Quello è vero. Quello è vero, assolutamente. La scelta della corporativa è stata la cosa migliore. Artistico, accogliente, non come l'hotel di quella convention di Zurigo. Zurigo? Che c'è? Prendo la cosa sul serio. Oh oh, mi sa che... Ah ok, pensavo stessero venendo per noi. Erano tutti incattiviti, cazzo. Benvenuti al Compeki Plaza. Salve. Durante la settimana non accettiamo prenotazioni, quindi si sieda pure al tavolo che vuole. Grazie. O se preferisce ci sono gli sgabelli al bancone. Potrei portarci Misty qualche volta, quando avremo concluso l'operazione. Dai, non credo, controlliamo la stanza. Diamo un'occhiata. Un'occhiata non fa mai male. Merda. Sembra un cazzo di venditore ambulante. Ma Jackie, non si fa. Ok. Dai un'occhiata all'hotel. Ehi là, cosa avete da mangiare di buono? Quando dico che cadranno delle teste, non intendo per modo di dire. Ha bevuto abbastanza, non crede? Sta mettendo a disagio gli altri ospiti. Questo è vero, si levi dalle balle. Ci andranno di mezzo anche loro, è una cosa che riguarda tutti. Di che parli, il barista ha ragione, hai bevuto abbastanza. Il barista ha ragione, hai bevuto abbastanza oggi. Forse sì, però che possiamo farci? Vatti a riposare in camera tua. Mi serve una bella dormita. Esatto, vai, ciao. Buonasera. Buonasera. Sera. Cosa fai con quel bicchiere? Cosa bevi, zio? Zio, addirittura. Ragazzo, ricomincia da capo, magari con il tuo nome. Zio? Perché non mi dici come ti chiami? Farò una chiacchierata con il tuo responsabile. Cosa ti fa pensare che io lavori qui? Il fatto che sei davanti a me? Hai idea di chi sia il proprietario del Compeki Plaza? Non no. Tu di certo. È stranissimo, non lo sa nessuno. È come se fosse un fantasma. Sì, dai, ascolta, come dire Chiunque che sei tu. Sia, vuole che qui sia tutto in ordine e tirato al lucido. Forse, dico forse, tiene così tanto la qualità del servizio che a volte si spaccia per un barista. Direi di no. E perché lo farebbe? Non saprei. Per avere tutto sotto controllo? Per beccarsi qualche mano? Quante strozzate. Bella storia. Bella storia, Chuma. Peccato che sia inventata. Tutti si inventano qualcosa. Proprio come te, zio. Quella. Posso servirti qualcosa? Dell'acqua, almeno. Mi sa che... Allora, non è di sicuro il grande capo, però qualcosa sospetta il tizio. Qualcosa sospetta. Buona serata, amico. Allora, andiamo alla nostra stanza. Al piano 42. Cazzo, la parlata col robottino non dico che mi abbia messo un po' di ansia, però cavolo. Certo che gli ascensori sanno sempre dove devi andare, eh. Però cavolo, e se effettivamente sapesse chi sono e perché sono qui? Non penso che lui fosse il proprietario, però magari era in collegamento.
Forse sto pensando anche fin troppo. Ehi, Jackie, ciao. Che ci fai qui? Lo so, scusami. Ero andato a vedere il bar. Giusto per curiosità. Lo sapevo, ce l'ho ancora questo. Ce l'ho ancora. No, mettilo via. Non far cazzate, amico. Sono sicuro che tu abbia ragione, fratello. Vai, vai, Jackie. Va bene, entro prima io. Siamo nella stanza. Ti dirò, bella stanzina. Peccato che non ci fermiamo a dormire. Ottima scelta. Non l'ho scelta perché è chic. È la migliore per raggiungere il residente e i server. Sì, sì, mi ricordo. Ora accendete il flathead e trovate l'accesso. Ehi, ciao! Sembra abbastanza semplice. A volte la semplicità è difficile. Aurelia, quello è vero. Aristotele. Di chi è questa? Nessuno. Questa è mia. Eccola, ti pare. Attiva lo scanner, guarda in giro. Allora, cerchiamo il condotto. Eccolo lì, ecco. Trovato. Bene, Jackie, il flathead è a posto. Tutto pronto. Ci penso io. Sono diventato invisibile. Vado in missione. Grazie. Sistemi operativi carica al 100. Ok, intanto aspettiamo. Lo stronzetto è bloccato. Io prendo tutto quello che c'è intanto. Bisogna passare al controllo manuale. Vi, usa lo shard di controllo che ha Jackie. Colleghiamo i tuoi Kiroshi alla sorveglianza, così puoi guidare il bot. Oh, ti pareva che dovevo guidarlo manualmente. Ok, ci penso io. Dammi. Tieni. Ok, tieni. Ok. Ti sto connettendo alla visuale delle telecamere. Potrebbe Dove sono? Aspettarti un po', non agitarti. Quello ero io? E là. Signorina, buongiorno. Che succede qua dentro invece? Ok. Ma dai, si è teletrasportato. Non si può chiudere la gente fuori di casa. Portalo al prossimo condotto. A sapere dov'è, aspetta. Dov'è il prossimo condotto? Siamo sotto elezioni. Che figura ci faccio? Inizieranno a dire che ho perso il controllo di Watson, del distretto da cui vengo. Una settimana è tutto quello che possiamo prometterti. Ci proveremo. È tutto quello che posso promettervi. Eccolo lì, il prossimo condotto. Fai attenzione, robottino. Fai con calma, per favore. Che se ci sgamano, siamo nei casini. Fai attenzione, mi raccomando. Non vorrei che sgamano il fatto che adesso si apre, però aspetta. Speriamo di no. Ok, no, non ci hanno sgamato, per fortuna. Collego alla prossima telecamera. Vai. Signora. Cosa ti fa pensare che fosse per te? Perché era indirizzata alla gentile cameriera. Ah, eccola. Il messaggio diceva scusa per il... C'era sangue ovunque, ma almeno ha lasciato una mancia. Bug, ho un problema. Che succede? Ho una cameriera tra i piedi. Una? Io ne vedo due. Vediamo cosa c'è nella sottorete. Ok, ci penso io. Ok, posso provare questo. Rarium ha un pannello di controllo. Lo sai. Ne dubito. L'aspetto ricco da fare. Ok, allora quello lì, il termostato? Il terrarium ha un comando di temperatura e qualità intendi dell'aria. Intendi Yorinobu Arasaka? Sì, ottimo. Quelli come lui sono sempre single. Vai, Flathead, vai a distruggere quel coso. Sempre ansioso di montare in serie. Ci penso io, capo. Lo monterei io fino a sferire. Vai, muoviti. Vai, 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 che non ti vedono. Pensa solo a pulire quel vetro, ok? Stai lasciando aloni ovunque. Che cattiveria, sorella. 10:53, 10:54. Che cazzo è successo di nuovo a sto terrarium? Il ragazzo che vedete nel video. Scott, c'è qualcosa di strano nella vasca. Che ha funzionato. Cristo santo. Non hai ancora hai idea di quanto costino quei cosi? Vai, 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 vai. Tempo per i complimenti. Entra nel condotto. Entra nel condotto. Corri. Corri, robottino. Non lo vedo più, ma so che sta andando. Bravo, robottino. Dove sono? Sono io? Ah, eccomi. Cosa dobbiamo fare ora?
Ah, è stata facile questa, dai. È stata un po' strana perché mi ha fatto partire da un punto diverso, però... Ecco, vedi, okay. Ogni tanto... Il residente è dietro la porta. Falla aprire il bot. Ok, vai il robottino, aprila. Corro, corro! Ecco fatto, porta aperta, amici. Pare che abbia dei problemi. Cazzo, deve esserci un altro modo. Fammi pensare. Tipo infiltrarti su questo computer? Disattivata. Vuoi che la attivi? Sì, cerca una porta CCTV. Una porta CCTV? Questo computer? No? Non ti va bene? Eccone una. C'è una grata per il condotto. Eccola lì. Ti ho trovato quello che cercavi. Okay, alternare le telecamere. Siamo. Perfetto. Ora passa all'altra telecamera. Ci sono? Ecco il residente. Come eccolo là. Comunque è strano che l'hotel abbia un solo netrunner. Un bravo vale quanto 10 guardie normali. Quello effettivamente è vero. Lo neutralizzo. Il flathead dovrebbe neutralizzarlo. Bella pensata. Fammi innestare un demonoid sul tuo link. E lo sai che devi collegare il flathead direttamente alla sua sedia, vero? Non parli con un novellino. Okay, quello è vero. È tutto tuo. Dov'è il flathead? Giustamente. Ok, come dobbiamo fare? Dovrò aprire la porta? Ecco. Il condotto dovrebbe collegare le due stanze. Sì, che era quello che avevo già visto. Ora passa all'altra telecamera. Forse so come entrare. Eccolo lì. Il flathead e poi passa alla seconda telecamera. Era esattamente quello che pensavo. Appena l'ho vista quella grata, subito ho pensato che ci sarebbe stata utile. Eccomi! Eccomi, ora amico! Il flathead alla sedia, B. Vai e uccidilo. Ci penso io, capo. Tranquillo, lo ammazzo questo stronzo. Secondo me però ci ha già sgamato. No, non può essere. Adesso ti ammazzo. Wow, fritto. Adoro questi demoni. Minchia, che cattiveria. A tenere d'occhio il residente, sì. Mi collego alla rete principale del Compechi. Tu slocati. Ok, esco subito. Sì, è così che si fa. Wow, è stata un'esperienza. Come ti senti? Una merda. Un po' stordito. Tutto rosso. Bug, come andiamo col tempo? Ci sei, Bug? Ti bug? Sì, sì, sono qui. Ascoltate, l'ICE è più tosto di quanto pensassi. Violarlo richiederà un paio d'ore. Pure. Un paio d'ore? Non puoi fare più veloce. No, non posso. Ti frigga il cervello. Siediti e goditi la tua raffinata suite. Grazie, lo farò. Vi, rilassati, ok? Riposati un po'. Va bene, mi faccio un po' di cazzi miei. Ti dispiace se vado in doccia magari, no? Posso usarla almeno la doccia? No, non posso usarla. Sono molto triste ora. Vediamo come siamo vestiti. Voglio vedermi allo specchio. Wow, mi sembra di essere tornato indietro nel tempo. Va bene, Jackie, ci facciamo un goccetto assieme?